Allora, diciamo subito, salutiamo prima i nostri ospiti, buonasera Francesco Iandolo, buonasera. Buonasera ad Emmanuel Romano, ciao. Diciamo subito che Raul Fascuccio e Massimiliano Imbimbo stanno comodamente al bar a bere insieme, quindi state tranquilli, tranquillizziamo anche le famiglie, non è successo niente a telecamere spente. È stata una prima parte molto animata, mi sono già confrontato con i ragazzi, ho detto cerchiamo di mantenere i toni un po' più calmi anche perché devo arrivare a casa anch'io stasera. Detto questo, Francesco Iandolo di Avellino Più, domanda standard, perché Bubba è sceso in campo? Perché mi fa piacere, diciamo, che c'è Manuel qua e la presenza di Salvini ieri è stato uno di questi motivi, ovviamente non per Salvini in sé, già che è ministro di questo subito. Governo, però certamente la deriva sovranista, la deriva populista è qualcosa che mi ha molto preoccupato e mi ha, diciamo, invitato ad impegnarmi in prima persona in questa campagna elettorale. Tra un po' ci torniamo su quello che è successo ieri, anche perché è la stretta attualità. Emanuele Romano invece perché è sceso in campo? Perché è arrivato il momento di dare una svolta vera alla mia città, dove mi sento ristretto, e di cercare di migliorare insieme a tutti e soprattutto a persone nuove questa città che è andata sull'orlo del baratro negli ultimi 20 anni. Ecco ragazzi, si parte, siamo tutti giovanissimi, anche gli ospiti che c'erano prima sono giovani, questo format è stato ideato e pensato proprio per dare visibilità, voce alle giovani generazioni che si affacciano sul mondo della politica. Avete proprio, è stato un caso, ve lo dico subito, non vi abbiamo messo di proposito uno contro l'altro, si dice così, quelli bravi almeno lo fanno credere realmente ai telespettatori. C'è proprio due modi di pensiero diametralmente opposti. Avete detto entrambi perché siete scesi in politica. Bubba, ha iniziato questa avventura per te la prima volta? Sì. Cosa ti ha convinto, al di là di tutto il discorso che hai fatto prima, perché naturalmente sono discorsi che si potrebbero dire, vabbè, anche 5 anni fa era così, cosa poi realmente ha convinto Francesco Iandolo a scendere fattivamente in campo, per cambiare una cosa? Allora, noi abbiamo creato un gruppo da un po' di tempo, da qualche mese, che si chiama Avellino Prende Parte, con il quale stiamo provando a lavorare proprio per contaminare la politica e quindi ovviamente per confrontarci insieme a quelli che sono i partiti tradizionali, ma poi più in generale per portare dei metodi nuovi e concreti, innovativi all'interno della politica cittadina. E devo dire la verità che alcuni risultati li abbiamo raggiunti e soprattutto quelli che dicono tutti, partiamo dai temi, poi discutiamo dei temi in città, io credo che in questa campagna elettorale, prima ancora di sapere di essere candidati, noi lo abbiamo già iniziato a fare, la nostra proposta programmatica, che non è soltanto relativa a questa campagna elettorale, ma che anzi ci accompagnerà anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni, noi l'abbiamo fatta attraverso una piattaforma collaborativa e sul nostro sito avellino.app tutti la possono leggere, tutti la possono tra virgolette emendare, e quindi è qualcosa work in progress. Come c'è stato il passaggio da Avellino Prende Parte ad Avellino Più? Perché ragionando sullo scenario possibile, appunto, perché tutti siamo innamorati delle nostre idee, delle migliori idee che abbiamo, però a volte dobbiamo anche confrontarci con la realtà. E per noi, proprio per limitare questa deriva dell'odio, della xenofobia populista, abbiamo pensato che bisognava fare sintesi all'interno di un quadro di centrosinistra. Noi l'abbiamo detto, noi veniamo dopo i partiti tradizionali, però nello stesso tempo sentiamo la responsabilità di dialogare con loro per provare a condizionare quelle che sono il loro modo di fare, la loro metodologia, il rinnovamento che va non soltanto chiesto puntando il dito, ma poi va chiesto anche provando a sporcarsi le mani. Per questo 5 dei nostri degli attivisti di Avellino Prende Parte hanno deciso di impegnarsi all'interno della civica di Avellino Più. Avremmo potuto fare una lista, abbiamo deciso di non farla perché vogliamo provare a ridurre, perché chiediamo ai partiti di fare la scelta della classe dirigente, e ci proviamo anche noi con le liste civiche di non far proliferare. Già siamo a 14, ne avremmo potuto avere 16, 18, 20, e questo ovviamente da un lato è sicuramente un bene perché favorisce la partecipazione dei cittadini, ma nello stesso tempo ovviamente significa che è anche più difficile raccontare ai cittadini invece che idea di città si vuole provare a costruire. Emanuele Romano, che ringrazio perché ha fatto i salti mortali per essere qui dopo un'estenuante giornata, per te invece non è la prima volta? No, non è la prima volta, sono stato candidato 6 mesi fa con Forza Italia, ho fatto questa ennesima scelta di cambiare radicalmente il tutto, il motivo principale è stato
stato uno che ha segnato questa rottura, cioè di creare un distacco con il passato. E infatti in questa, cioè, con questo nuovo progetto che la Lega ha abbracciato, sia partendo dal candidato sindaco che all'interno della squadra, ci sono tutte persone nuove che non hanno appartenuto a nessun altro tipo di orientamento, se non quello sempre legato al centrodestra. Il discorso è quello, sì, molti diranno ok, sei un voltacabana, cioè in 6 mesi sei riuscito a cambiare già bandiera, già colore, già partire una nuova cosa. Non è così. In realtà parliamo di un progetto nuovo, parliamo di persone che si stanno impegnando sul territorio. Faccio i complimenti per il sito, complimenti veramente, perché sono proposte che devono venire dal basso, cioè si sa che dobbiamo stare a contatto con i cittadini, si sa che dobbiamo iniziare a camminare insieme a loro, cioè non stare nelle stanze del potere, non serve a niente, ma stare in mezzo alla gente per cercare di risolvere i problemi reali. Ecco, a proposito di questo, Emanuele, ti chiedo, in mezzo alla gente, ognuno in questo periodo fa il suo dovere, ossia gira naturalmente, non solo per chiedere, perché molto spesso la gente pensa ok, tu mi stai venendo a chiedere il voto e basta, invece in realtà si cerca di parlare con la gente per capire l'esigenza e cercare, come si diceva anche prima con Massimiliano, una soluzione. Nei tuoi primi giri cosa è emerso, qualcosa quello in particolare? Quello che ti posso dire è che mi sto confrontando con alcuni comitati di liberi cittadini non appartenenti a nessun tipo di associazioni, che possono spesso vengono associate a dei partiti, che capita purtroppo perché ci sono legami che pian piano vengono a crescere, proprio con comitati di persone, e mi hanno riportato spesso, vi faccio un esempio che sono stato proprio ieri a discutere con un amico commerciante, alcune problematiche relative proprio al Corso Europa, che è stato oggetto, come sapete, anche nel Natale scorso di disastro, e è stata un'unione di commercianti che ha dato frutto a qualcosa di interessante in questa città. Naturalmente quello che chiedono loro non è nient'altro che un'amministrazione amica, cioè nel senso che laddove l'amministrazione con le proprie casse non riesce a soddisfare al pieno le esigenze dei commercianti, e quindi di cercare di confrontarsi con loro e cercare un accordo laddove riescano a trovare tra le parti le cose. Mi ha raccontato un aneddoto riguardante anche l'acquisto di alcune panchine per Corso Europa, agghiacciante, secondo me 13.000 euro spesi per 10 panchine su una strada di 876 metri, cioè una cosa allucinante, mentre loro avevano avuto un preventivo. Avevano avuto un preventivo loro commercianti come 165 euro a panchina, cioè cosa allucinante, quindi cattiva amministrazione da non portare più avanti, ma ascoltare il popolo, le persone che hanno veramente bisogno e che come commercianti in questa realtà sono eroi, perché abbiamo visto che il commercio d'Avellino, signori, è fermo. Assolutamente. È uno degli argomenti che andremo a toccare tra pochissimo. Francesco, Emanuele parlava di amministrazione amica. In che modo si riesce ad avvicinare le stanze del potere di più effettivamente e fattivamente alla gente, al popolo? Basta aprire le porte di queste stanze o bisogna andare incontro entrambe le parti? Ma assolutamente bisogna andare incontro, noi l'abbiamo detto, per noi questa è una delle priorità. Noi immaginiamo che quelle che una volta erano le vecchie circoscrizioni possano essere riaperte non tanto come luoghi politici, perché non esistono più nella nostra città che è piccola, ma come luoghi di prossimità. Noi immaginiamo che possa essere un punto di riferimento per le persone dei quartieri, ma anche del centro, perché poi molto spesso si parla di quartieri, ma paradossalmente c'è più senso identitario lì che non al centro città o piuttosto nel centro storico. E noi soprattutto immaginiamo quello che abbiamo detto, che se avremo l'onore, insomma, di sedere in consiglio comunale, la nostra non sarà una delega in bianco, ma sarà una delega continuamente discussa con le istanze di quei cittadini che dovranno per forza di cose organizzarsi per provare a gestire e a rendere vivi quei luoghi. Altrimenti diciamo viene a cadere tutto, viene a cadere il nostro impegno, ma soprattutto in questo momento di dissesto economico è l'unica cosa che possiamo fare. Ovviamente per noi è fondamentale il metodo, ovviamente per noi sono fondamentali le parole chiave, ovviamente per noi sono fondamentali quel percorso di partecipazione e di libertà che dobbiamo restituire assolutamente. Ecco, una parola chiave di Francesco Iandolo, una parola chiave. Partecipazione. Può essere condivisa da Rinnovo. Perché rinnovo e perché partecipazione? Perché partecipazione? Perché lo abbiamo detto, noi diciamo proviamo a raccontare alcune storie, molti dei vissuti personali di ciascuno di noi, gli incontri che facciamo, ma soprattutto la partecipazione va attivata, le persone vanno attivate, non basta soltanto fare un'iniziativa e sperare che vengano,
ma paradossalmente a me il porta a porta che mi interessa in questo momento è quello, non è quello di chiedere il voto, è quello di dire anche se non mi voti partecipa, no. Domani mattina ci sarà qualcosa da fare, diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche, perché per i nostri, per le persone che vivono a Avellino quello è assolutamente fondamentale, e poi perché la partecipazione argina quelli che per noi sono i fenomeni più pericolosi in questo momento, cioè se noi creiamo una società basata sull'odio non possiamo pensare di avere una comunità invece che guarda avanti con fiducia e con speranza, ritroveremo solo macerie. Eh no, anche perché di odio ne abbiamo viste delle scene un po' ieri su, per quello che è successo, però voglio far rispondere prima anche sul rinnovo, perché? Rinnovo generazionale, rinnovo amministrativo, rinnovo delle persone, cioè le persone, come ha detto Francesco, devono capire il senso vero, cioè non si sta più qua a guardare ciò che succede senza dare il proprio impeto, cioè bisogna agire, siamo arrivati a un punto tale che non è possibile più aspettare che qualcuno agisca per noi, e infatti vediamo, siamo tutti giovani, siamo pronti a scendere in campo, ma portare avanti il risultato è uno soltanto, il bene della città. Non esiste appartenenza a una bandiera o un'altra, non mi interessa, cioè io voglio che si crei qualcosa di costruttivo per la mia città. Da dove possiamo partire? Dalle cose semplici per quanto mi riguarda, non pensare di creare castelli enormi, pensiamo delle cose reali che la città veramente ha bisogno per avere un'attrattiva, cioè signori, Avellino prima era considerata veramente il fiore all'occhiello della Campania, venivano le persone, ma non soltanto per venire a mangiare, ma anche per stare bene, è una città sporca. Cioè non c'è nulla. I giovani la sera, oltre a ritrovarsi in alcuni locali, in pochissimi locali, che sono aperti, per il resto vanno fuori. E i genitori stanno sempre lì a aspettare che ritornino a casa, che vada tutto bene, perché cioè, siamo stati tutti ragazzi, siamo ragazzi. Il bicchiere uno lo beve, non è che siamo qui perché siamo puritani, no. Però c'è la possibilità che succeda qualcosa. Io la mattina mi alzo, no? Io non voglio il lavoro sotto casa, il lavoro ce l'ho. Mi alzo e faccio 120 km, andate e ritorno, lavoro nell'Alto Irpinia. Sono orgoglioso di essere irpino. Sono orgoglioso di quegli imprenditori che sono qui e combattono per noi. A questo punto perché noi non dobbiamo rimboccarci le maniche, come ha detto, e scendere in campo ad aiutare chi veramente ha bisogno, soprattutto la nostra città? Ecco. Per rinnovare tutto ciò che si è creato finora, che non si è creato, che si è distrutto. Ecco spiegato perché rinnovo. All'interno dei programmi, no, ognuno di voi ha il proprio, però in tutti i programmi ho dato una lettura, c'è una parola, che è la parola giovani, che in tutti i programmi tutti puntano su questa parola, giovani, perché i giovani devono rimanere, perché i giovani devono costruirsi un futuro qui ad Avellino. Domanda stupida, ma non tanto, perché un giovane va via ad Avellino? E perché soprattutto poi dovrebbe ritornare? Un giovane va via ad Avellino ovviamente innanzitutto per motivi di studio e poi per motivi di opportunità. È molto più facile, diciamo, trovare lavoro fuori, è molto più facile trovare occasioni di formazione sia universitaria che oltre l'università fuori, però la verità è che tantissimi conservano con questa città un legame talmente radicato tale da non trasferirsi la residenza, è come se volessero sempre mantenere, diciamo, un filo che li tiene legati alla propria terra, ed è per questo poi che alcuni di loro ritornano e altri non possono tornare, ovviamente perché non ci sono le stesse condizioni per farlo. Però oggi noi abbiamo una grandissima opportunità, che è l'opportunità non tanto noi purtroppo non siamo stati educati alla cooperazione, a fare le cose insieme, a provare a scavalcare i problemi guardandoci in faccia e dicendo dai ragazzi insieme ce la possiamo fare. Tutti ci hanno sempre insegnato che la soluzione al posto fisso è diventare imprenditori, se non imprenditori di se stesso. Io credo che questa sia una strada assolutamente, l'impresa serve perché crea lavoro, serve perché crea sviluppo, ma io penso che l'impresa sociale, sviluppo e lavoro lo crei di più e lo crei ovviamente anche meglio, e quindi è per questo che bisogna guardare con fiducia, soprattutto al fatto che oggi tantissime nuove professioni non sono legate tanto al materiale, quindi alla grande fabbrica, ma molte sono digitali e che quindi possono essere fatte ovviamente anche da remoto, e questa secondo me per Avellino è una grande opportunità, così come noi lo dicevamo già da tempi non sospetti per noi Borgo Ferrovia, dove tra l'altro proprio oggi abbiamo aperto Punto App, la nostra piccolissima stanzetta dove si potranno incontrare i candidati, dove faremo delle iniziative, giovedì presentiamo i nostri candidati. Per noi Borgo Ferrovia può diventare il nuovo centro, l'elettrificazione, un quartiere a misura di studenti universitari, ma soprattutto vogliamo dire di più, l'edilizia agevolata, non soltanto l'edilizia pubblica sociale
per le fasce più deboli, ma anche l'edilizia agevolata per tantissimi giovani e per tantissime giovani coppie che magari oggi non possono permettersi una casa e che invece speriamo un domani possano farla e quindi possano scegliere di restare, rimanere, tornare, venire, anche perché poi il bello oggi, secondo me, per quello abbiamo bisogno di una società accogliente, perché il bello di Avellino è che oggi ha l'opportunità di diventare multiculturale, ma non soltanto pensando agli stranieri che ci sono e che per fortuna verranno, anche pensando alle persone dell'Alta Irpinia, che ovviamente sono legate a un altro tipo di cultura, diciamo, rispetto alla nostra, oppure da altre parti della Campania. Avellino può e deve diventare un luogo per i giovani, quando per i giovani non significa ci sono vecchi adulti che pensano ciò che è giusto per i giovani, ma ci sono giovani energie, insieme un patto generazionale, un patto di responsabilità con adulti, con gli anziani, con i bambini, un patto generazionale che possa tenere dentro davvero e possa far emergere quelle che sono le migliori risorse per questa città. Emanuele, stessa domanda, perché un giovane va via da Avellino e poi perché dovrebbe o ha anche l'esigenza di ritornarci? Beh, come ha detto già da Francesco, la maggior parte dei giovani, o meglio, prima andava fuori per studiare, ora c'è un altro problema da affrontare che sono le possibilità economiche, cioè difficilmente attualmente le persone hanno la possibilità di mandare i propri figli fuori casa a studiare. Io sono stato uno di questi, tra virgolette, fortunati, mi ero molto fortunato di aver avuto un'avventura universitaria fuori dal contesto in cui vivo e sono ritornato, faccio proprio il mio esempio, cioè io sono un esempio di immigrazione al contrario, sono ritornato nella mia terra, lavoro nella mia terra, produco reddito nella mia terra e molto spesso le persone mi dicono guarda Beato ti sei fortunato, ma io il lavoro sotto casa non ce l'ho, come ho detto io vado in Alta Irpinia a lavorare, io lavoro nella zona industriale di Flumeri, quindi mi reputo un irpino perché a tutti gli effetti residente, vivo, lavoro qui. Però la mattina, signori, bisogna rimboccarsi le maniche, andare al lavoro, cioè non aspettare, come ha detto lui, che il lavoro venga sotto casa. È una città in cui è rimasta ancora legata al posto fisso, gli enti pubblici sono pieni, cioè una città, tra virgolette, definita borghese. Le persone che vivono in Alta Irpinia, io sono a contatto anche con ragazzi della mia età che lavorano nella stessa mia azienda, non vengono da Avellino. E la rispondo, mi dicono, ma che devo venire a fare? Devo andare al cinema? E poi che devo fare? Non abbiamo un locale notturno oltre dove siamo ora, cioè ora che è un'alternativa, l'unica alternativa. Non c'è niente, non c'è un'attrattiva per i giovani. Si creano le manifestazioni, sì, però una tantum ogni tanto? No, bisogna fare un progetto valido che dia la possibilità anche ai giovani di rientrare e credere nelle proprie eccellenze. Noi abbiamo un territorio ricco di eccellenze, abbiamo 3 DOC G. Sapete quanto sono 3 DOC G su 4 in Campania? Il totale, cioè la maggior parte. Abbiamo dei prodotti che sono eccellenti in tutto il mondo e non li sappiamo valorizzare. E infatti per Avellino dovrebbe essere, io lo dico sempre, la porta per l'ingresso alla provincia, cioè dovrebbe dare quello spunto tale di forza che traini tutta poi la provincia, ma ciò non avviene. Molto spesso ci sono delle barriere, non riusciamo ad avere comunicazione. Ben vengano tutte le iniziative, però bisogna essere anche in realtà concreti. Cercare di trovare quel connubio tra città e provincia che molto spesso non avviene, sono completamente staccati a sé. Ecco, mi viene da farti una domanda ascoltandoti, rimanendo nel nostro ambito, quello giovanile, c'è una cultura del territorio nei giovani? Cioè, ascoltandoti, tanti ragazzi dell'Alta Irpinia dicono che vado a fare l'Avellino, vado a Salerno, vado a Benevento, vanno altrove, quindi c'è una cultura del territorio. Ti chiedo anche al contrario, perché stiamo allargando i nostri orizzonti al di là di quelli di Avellino. Un ragazzo di Avellino va in Alta Irpinia, al di là di quello che mi stai raccontando per esigenze lavorative. Un ragazzo di Avellino conosce le bellezze della nostra terra. Quindi la domanda è, c'è una cultura del territorio nella classe giovanile? Infatti, proprio questo secondo me è un problema principale, che molto spesso siamo legati al nostro territorio, come radici, perché ci sono i nostri affetti, ma non siamo legati al territorio come cultura. Cioè in realtà il vino, che è una banalità, è diventato cultura. Ci sono dei monumenti a Mirabella che non vengono valorizzati, c'è un tour che non viene fatto, però non passa nemmeno per il capoluogo.
Cioè in realtà intercettare questo turismo dalle altre province sarebbe una cosa giusta, però ciò non avviene soprattutto perché la nostra città spesso non riesce a incanalare questo tipo di attrattività e riportarlo poi attraverso la provincia, perché io penso che sia la porta d'ingresso a tutta la provincia passi per Avellino. Assolutamente. Parlando di cultura, invece ti chiedo, Francesco, c'è invece nei giovani una cultura al voto? Perché molto spesso si ha paura della gente che non va a votare. Girando entrambi nella classe giovanile, anche i presenti qui, tu vedi questa voglia di andare a votare? Perché molto spesso si dice le nuove generazioni hanno perso degli ideali, hanno perso un pensiero politico o no. I giovani di oggi a votare ci vanno? Ma io penso innanzitutto che la parola che bisognerebbe usare quando si parla di politiche giovanili è la fiducia. Se noi non abbiamo fiducia nei giovani, parlo anche ovviamente di me, no? dei miei coetanei, cioè se le persone non hanno fiducia nei giovani, i giovani è molto più probabile che magari quella fiducia non se la vogliono nemmeno prendere, la vanno a cercare in altri luoghi e questo diventa molto più pericoloso a volte. Per quanto riguarda il voto è sicuramente un'incognita, secondo me una delle fasi più delicate è proprio il primo voto, che sicuramente è simbolico, però mi fa molto riflettere quando ancora oggi nel 2019 si parla di voti a pacchetti o a famiglie. Se io vengo da te, qualcuno mi dice guarda Leonardo c'ha 4 voti in famiglia, io se i miei genitori mi avessero detto a 18 anni tu devi votare questo, io come minimo gli avrei detto, usando un termine alpino, voi state fuori capo. Però devo constatare insomma che ci sono giovani per cui il voto funziona così, ma ci sono anche tantissimi giovani ovviamente liberi. Però perché noi abbiamo deciso di fare questo percorso, di intraprendere questo percorso di partecipazione che è rivolto soprattutto ai giovani? Non soltanto per dirgli il cambiamento, cambiamo tutto, rompiamo tutto, votate noi perché poi vedrete che nulla sarà più come prima. Anzi, siamo stati responsabili, abbiamo intrapreso un percorso per noi, prima di tutto per noi difficile e ad ostacoli, però gli abbiamo detto proviamo a cambiare un po' alla volta le cose insieme, perché se abbiamo fiducia nella politica, a noi quello che interessa non è demolire i politici, non è demolire la politica, non è demolire i partiti, anzi noi vogliamo che la politica torni ad essere al centro del dibattito cittadino e per non demolirla vogliamo ovviamente costruire uno spazio che possa essere reale e concreto. Per quello a noi fa molto paura tutto quello che invece questo prova a tagliarlo in maniera assolutamente così. Come tutto è uguale, nulla cambierà, eccetera, fa tutto schifo, eccetera, eccetera. Allora, lo so che mi fate i gesti dal di là della telecamera, però prima dei 30 secondi, che spero che almeno voi riusciate a contenervi nei 30 secondi, una domanda ad entrambi su quello che è successo ieri, devo necessariamente... Anche perché eravamo da due parti diverse. Esatto, io quello volevo sapere. Dove era Francesco e dove era Emanuel nel momento in cui Matteo Salvini è arrivato ad Avellino? Io ero in Piazza Libertà con il presidio dove c'erano sindacati, partiti, associazioni, tantissimi liberi cittadini, perché per noi è fondamentale ribadire che con l'odio non si va da nessuna parte, si genera soltanto d'odio, e perché bisogna dire che purtroppo oggi con la Lega, già la Lega secondo me al Meridione è un problema. Perché non è soltanto perché fino a ieri ha detto viva il nord, il sud fa schifo, eccetera, eccetera, perché oltretutto peggiorando si è imbarcata anche i peggiori picchiatori fascisti che ci sono nel nostro territorio. E questo per noi fa molta paura, perché mentre noi eravamo a manifestare in maniera pacifica, liberamente e pubblicamente, invece dall'altra parte qualcuno per qualche parolina detta era subito partito pronto, insomma, come le vecchie azioni squadriste come si facevano un tempo, e questo nella nostra città non ci piace. Emanuele. Vabbè, c'è sempre un pizzico ci sta tutto. No, in realtà io ero dall'altra parte, ero con Matteo Salvini che presentava la sua lista all'interno di Avellino e posso dire soltanto una cosa. Ha esordito dicendo, molto spesso hanno detto che ci fa Matteo Salvini ad Avellino, meglio in Campania. La risposta è stata semplice, dice come mai i politici campani finora non hanno fatto niente per far arrivare Matteo Salvini in Campania. Questa è l'emblema risposta a tutto quello che è successo in questa giornata. In più voglio sottolineare quella cosa per quanto riguarda lo squadrismo, no, è da dire anche domani c'erano, no, è anche da dire un'altra cosa, che
mi è stato detto, non so se è vero, però ho letto pure qualche messaggio che c'è stato pure stato aggredito qualche vecchietto, che ha insultato qualche vecchietto, e questa persona abbia preso le difese, forse in malo modo. Vabbè, in malo modo. Sono storie, anche storie metropolitane, che poi ognuno la sente da una parte. Però sì, non parliamo, parliamo comunque di cercare di portare di nuovo il potere in mano al popolo. Cioè, piano, però piano, io penso che c'è una cosa fondamentale che, di cui non possiamo farci, non farci carico, che è la memoria. La memoria è storia innanzitutto, ed è quello che ci portiamo appresso. Il 25 aprile è inutile dire non festeggiamo la liberazione e troviamo qualche altra liberazione da qualche altra cosa. Cioè la memoria, la storia, noi non la possiamo cancellare. E allora è in questo solco che noi dobbiamo provare a lavorare. Se non facciamo politica così, se domani mattina io vengo e rinnego tutto quello che ti ho detto, tu faresti benissimo a dirmi tu per me non hai più nessun, cioè io non ho più nessuna fiducia in te, in quello che mi dici. Torniamo al discorso di prima della fiducia. La storia non si ultimi rimedia. 30 secondi, Andrea, lo so, ti offro una cosa da bere dopo e te mi faccio perdonare. Ultimi 30 secondi per Emanuele Romano. Allora, signori, siamo scesi in campo, sono scesi in campo per cercare di dare un cambiamento alla mia città. Ci tengo a sottolineare che siamo pronti e mi sento pronto per iniziare un nuovo percorso in questa città, ripartendo da un nuovo progetto, da nuove persone e soprattutto dall'unico candidato donna a sindaco, se non vado errato. Una persona pulita che è scesa in campo, poteva stare benissimamente sulla propria poltrona di avvocato e continuare la propria carriera. È scesa in campo per amore della città e noi con lei l'accompagniamo in questo percorso. Naturalmente, possiamo dire che corriamo in questa campagna elettorale, siamo da soli, meglio soli che male accompagnati, direbbe qualcuno, ma non è così, abbiamo amici da tutte le parti, cerchiamo nel nostro programma e nelle nostre idee di portare avanti un Avellino nuova, capace di poter essere proiettata nel futuro, nel migliore dei modi. Francesco. Noi Avellino prende parte, per noi è un sogno che si sta realizzando non soltanto perché ci siamo candidati, ma perché stiamo provando davvero a scrivere una pagina nuova nella città e nella storia politica di questa città. Tutti hanno sempre detto che la politica in questo posto è stata fatta in maniera clientelare, tutti hanno sempre detto che qui si è votato perché la gente ha preso i posti di lavoro. Noi abbiamo voluto aprire una breccia, innanzitutto costringendo i partiti tradizionali a fare rinnovamento, e ci siamo riusciti, e soprattutto a tracciare una breccia per dire che è possibile, con calma, con serietà, col volto pulito, con lo sguardo dritto verso un orizzonte, un futuro, una speranza per la nostra città, che è possibile costruire insomma un'alternativa insieme. E noi ci stiamo provando davvero con grande responsabilità. Grazie a Francesco Iandolo. Grazie a te. Grazie a Emanuele Romano, grazie. Soprattutto per non avermi fatto sudare, ragazzi. Grazie mille. Noi siamo in chiusura, ringrazio naturalmente il padrone di casa Felice Caputo che ci ha aperto le porte appunto di casa sua. Questa è una sua idea, una sua intuizione che noi con Prima TV abbiamo sposato in pieno. Giovani fuori classe, Elezioni in Tilt, torna la prossima settimana, sempre in diretta, martedì prossimo a partire dalle 19, altri 4 candidati che si sfideranno 2 contro 2, speriamo di avere ancora più tempo, anche perché c'era un pubblico che vedo assetato di domande. Chiedo scusa, le ho fatte tutte io, la prossima volta cercheremo di dividerle. Grazie ad Andrea Chiomiento, chi c'è in regia Andrea? Grazie a Silvana Picariello in regia, buon proseguimento di giornata con i nostri programmi, ci vediamo la settimana prossima. Ciao!